orgoglio per il riconoscimento, per aver portato anche una società come la vostra sul tetto dell'Europa League? E quindi, insomma, quali sono le sensazioni a essere? Innanzitutto che non ci si stanca mai a essere celebrati e premiati, però questo deve essere un punto di partenza. Sappiamo da dove siamo partiti, sappiamo che bisogna sempre dare qualcosa in più, perché ovviamente anche la città è stata premiata con questa splendida vittoria. Ha bisogno di avere poi un ritorno in campo da parte della squadra. In queste sedi si parla anche del calcio italiano e molti guardano l'Atalanta proprio come una fucina di idee e anche di talenti, visto che avete appena preso Zaniolo che andrà a giocare con Scamacca e quindi due giocatori in orbita azzurra. Insomma, anche da questo punto di vista, che cosa siete un po' l'orgoglio italiano? Sentite un po' di portare avanti questa missione anche non solo con talenti italiani come Zaniolo? Questo è il punto di partenza, è non dimenticarsi mai le nostre origini, che sono quelle del vivaio. Poi anche puntare su dei giocatori giovani che hanno modo di esprimersi al meglio, come Nicolò Zaniolo, come De Ketterer, tanti altri che possono dare il loro contributo. Però noi non dimentichiamo la nostra storia, siamo una provinciale, lo siamo in maniera orgogliosa, e questo ci spinge ancora di più a dare qualche cosa in più in campo e fuori, perché dobbiamo competere con grandi città, con grandi club. Ultima cosa, quella parola che inizia per S, si può dire oppure no per l'anno prossimo? No, rimaniamo piedi per terra, poi guai smentire il presidente che dice 40 punti. Grazie.